Perché ci alziamo al mattino? Che cosa ci fa scegliere cosa mangiare per pranzo? Come scegliamo un partner? Perché rimaniamo svegli fino a tarda notte per finire il film giallo? Ecco, questi sono tutti esempi di motivazione. Che cos'è la motivazione? È la spinta all'azione. È ciò che ci muove verso un risultato, un obiettivo. Nasce da un bisogno interno che in qualche modo l'organismo richiede e che necessita di un'azione affinché l'organismo torni a una situazione di equilibrio. Esistono moltissime teorie sulla motivazione, ne esistono di generali, ne esistono di specifiche sull'apprendimento, sulla successo, sulla motivazione professionale. Tendenzialmente, che cos'è che ci spinge ad agire? Una carenza, un vuoto, un'esigenza, cioè abbiamo bisogno di qualcosa e ci attiviamo per trovare quello che ci necessita. Allora, se pensiamo alla situazione attuale, questa visione della motivazione come carenza, ci sollecita a prenderci cura delle nostre motivazioni e dei nostri bisogni. Perché? Perché ci troviamo in una situazione in cui con una certa facilità siamo soggetti alla frustrazione dei nostri bisogni. Io in particolare voglio parlarvi di uno specifico bisogno, di cui non si parla con molta frequenza. È il bisogno di struttura. Che cos'è? Bene, è un bisogno che Eric Berne, un medico psichiatra, colui il quale ha ideato l'approccio psicologico dell'analisi transazionale, considera come una delle fami fondamentali. Ecco, il bisogno di struttura è tra i bisogni centrali, per la persona. E in che cosa consiste? Ebbene, consiste nella, esigenza che noi abbiamo costantemente di strutturare il tempo. È la nostra motivazione a evitare l'angoscia e la noia. Allora, in tempi in cui le nostre abitudini di tempo strutturato sono saltate abbastanza, poi non per tutti nello stesso modo, ma di fatto quello che era una routine consolidata nella gestione del tempo non c'è più. Abbiamo dovuto e tuttora, credo, dobbiamo costantemente organizzarci e riorganizzarci. Bene, la fame di struttura può essere un utile riferimento per cogliere l'importanza del modo in cui ognuno organizza o non organizza a sufficienza il tempo in rapporto a quella che è la sua specifica fame. Allora, i modi di organizzare il tempo dal punto di vista di Berne e dell'analisi transazionale sono sei. Ve li racconto così avete modo di capire dove siete, quali sono i vostri preferiti attualmente. Bene, uno dei modi che poi è l'unico che non richiede la presenza di altri esseri umani è l'isolamento. Beh, un modo di organizzare il tempo è stare da soli con i propri pensieri, leggere un libro, fare meditazione, fantasticare, anche annoiarsi da soli. È comunque un modo di stare nel tempo. L'isolamento quindi è il primo. Tutti gli altri richiedono un qualche tipo di contatto sociale con un crescente grado di coinvolgimento emotivo.
Dopo l'isolamento c'è il rituale. I rituali che cosa sono? Beh, sono delle interazioni fortemente schematizzate, prevedibili, di breve durata, spesso informali. Per esempio, il saluto col vicino quando ti ci incroci la mattina quando uscivi per andare al lavoro. Buongiorno, buongiorno, è un rituale. Ed è in qualche modo confortante perché nutre il nostro bisogno non solo di struttura, ma anche di riconoscimento sociale, un'altra delle fami di cui parla Bern. Altro modo di strutturare il tempo, l'attività è quella, per esempio, del lavoro. L'attività è una forma di interazione molto strutturata, che ha un obiettivo, ha dei ruoli, ha dei compiti. Altro modo, i passatempi. I passatempi sono degli scambi, anche lì informali, ripetitivi, che hanno un certo margine di creatività comunque, come per esempio quando vai in una situazione sociale, una festa, un aperitivo e ti metti a chiacchierare con qualcuno. Gli ultimi due modi di strutturare il tempo sono modi intensi dal punto di vista dello scambio emotivo. Sono i giochi e l'intimità. I giochi sono degli scambi tra due persone di solito caratterizzati da un certo grado di complessità relazionale con due livelli di comunicazione, uno consapevole e l'altro inconsapevole. E hanno una modalità specifica di svolgersi in cui io non mi addentro, mi limito semplicemente a dire che i giochi psicologici sono particolarmente intensi emotivamente e finiscono di solito non bene, soprattutto in termini di tornaconto che noi riceviamo, tutte e due le parti coinvolte ricevono in termini di emozioni che di solito sono negative e di pensieri su di sé e sull'altro che pure non sono positivi. L'ultimo modo, che poi in realtà è quello, sarebbe quello migliore, è l'intimità, intesa non in senso sessuale, ma nel senso di una autentica, spontanea relazione, contatto con l'altra persona. Questo comporta la libera espressione, quella senza censure, ed è buona quando è reciproca. Ora, queste modalità sono l'intero spettro delle possibilità interattive umane secondo l'analisi transazionale. Quindi il modo di strutturare il nostro tempo necessariamente ricade in una o più, chiaramente, di questi modi. E ognuna di queste implica una certa dose, una certa quantità di riconoscimento da parte dell'altro, e di struttura che può essere più o meno forte. Ok, allora, perché trovo utile parlarvi della fame di struttura? Perché appunto siamo in un periodo in cui siamo stati forzosamente destrutturati e quindi ognuno di noi a suo modo ha trovato, sta ancora trovando la sua riorganizzazione del tempo ed è importante farci attenzione. Perché? Perché quello che può rischiare di succedere se non ci prendiamo cura di questa fame è che ci ritroviamo a soddisfare un'altra fame, che di cui Bern parla nel suo ultimo libro, in cui le fami aumentano e da tre che erano inizialmente, cioè la stimolazione, il riconoscimento e la struttura, le fa diventare sei. Alle prime tre si aggiungono la fame di contatto umano, la fame di attività sessuale e la fame di incidenti, quella che io chiamo la motivazione malata.
Che cos'è la fame di incidenti? È quello che si attiva nel momento in cui le altre fami, soprattutto la fame di struttura, viene frustrata. Cioè il rischio che corriamo se non facciamo attenzione al modo in cui ci organizziamo, a quello di cui abbiamo bisogno per sentirci bene dal punto di vista dell'organizzazione del tempo, è che ci potremmo ritrovare a fare cose di cui poi ci pentiamo. Persino la litigata col partner, l'urlo ai bambini, potrebbe forse essere letta anche come la fame di incidenti, cioè quella che si attiva se non facciamo attenzione a soddisfare le altre. La fame di struttura di per sé ci consente di soddisfare le altre, cioè la fame di riconoscimento e la fame di stimolazione, per questo è particolarmente importante. E allora qual è il compito di questo video? Il compito di questo video è questo: ripensate alla vostra organizzazione del tempo, ripensate a come era la vostra giornata tipo prima del lockdown e vedete come è diventata adesso e vedete come state, cosa sentite. La cosa più importante è che voi vi sentiate a vostro agio e che quindi continuiate a funzionare bene, che abbiate una sufficiente varietà per soddisfare il bisogno di stimoli, un sufficiente grado di scambio relazionale con altre persone per soddisfare la vostra fame di riconoscimento e una certa organizzazione del tempo che includa magari dei momenti di isolamento, sui rituali, i passatempi, questo pure potrebbe essere possibile, l'attività ve la potete autogestire, i giochi meglio se li lasciate perdere perché hanno a che fare forse con la fame anche di incidenti, curate l'intimità, che però non è la cosa più facile del mondo e per questo diventa un obiettivo importante. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Voglio concludere citando testualmente quella che per Bern è una forza vitale che è dentro, che è naturale, che quindi ci caratterizza come esseri viventi. Lui riprende dal filosofo Zeno il concetto di physis. Leggo, è la forza della natura che eternamente crea cose nuove e perfeziona quelle esistenti. E allora ricordiamoci che in ognuno di noi esiste questa forza, una forza naturale, una forza evolutiva che spinge gli organismi a trovare nuove forme migliori, spinge gli embrioni e i bambini a crescere, a diventare adulti, a guarire dalla malattia e a muoverci e lottare per i nostri ideali. Quindi ricordiamoci sempre, siamo nati per stare bene. E con questo vi saluto.